Ciao amici ben ritrovati, in questo video parleremo ancora una volta della potenza del, um, del nostro drone, in particolare del VGI Mini 3 Pro e dell'importanza della uh, trasmissione radio durante il volo. Diciamo subito che siamo diventati molto più sensibili ehm, a questa problematica, soprattutto le persone che acquistano i droni della DJI, eh, proprio dopo l'arrivo di questo drone, il DJI Mini 3 Pro. Perché? Perché eh, molti sanno benissimo come la DJI ha cercato negli anni di aumentare sempre di più la qualità del, ehm, della trasmissione radio. Proprio come accade con le trasmissioni del wifi, cercando di inserire all'interno della trasmissione radio sempre più banda, quindi sempre più dati. A che cosa li serviva? Li serviva per eh, far sì che il video che fuoriesce dalla telecamera, dalla camera del drone, arrivi molto, molto eh, bene sul radiocomando. Non solo in termini di qualità, quindi quasi una fotografia vera e propria, ma anche in termini di velocità, cioè a cercare, la DJI di mh, diminuire sempre di più eh, quel gap che ci sta tra il movimento del drone effettivo e quello che l'operatore vede. Questo però che cosa ha portato? Ha portato, come molti hanno ormai sanno, mh, coloro che hanno visto i miei video, ha portato a dover utilizzare una banda sempre più grande, quindi un tubo sempre più grande all'interno dello spazio delle radiofrequenze dedicate ai droni, sempre più grandi, questo purtroppo a discapito dei disturbi, perché se la dimensione del canale dedicato, la dimensione di tutto lo spettro di radiofrequenza dedicato ai droni è di questa dimensione e la banda che si prende il nostro drone per poter far passare tutti questi dati è questo, potete ben immaginare che quando lui vola... All'interno di questo spazio ci possono essere tantissimi disturbi. Questo perché, molti non lo sanno ormai, lo spettro dedicato alle radiofrequenze dei droni è lo stesso delle comunicazioni wifi. Eh, ma poiché anche nel wifi si sta cercando di andare sempre più eh, veloci eh, passando dal wifi 5 al wifi 6 insomma quindi sempre più veloci andare più veloci nelle comunicazioni radio significa avere una banda sempre più larga quindi significa che ci saranno sicuramente delle comunicazioni adiacenti che daranno fastidio al nostro drone in più quando è che si è incrinato tutto? Finché c'era il Mavic 3 e, oppure il DJI FPV, tutto andava benissimo. Ma quando è che si è incrinato? Si è incrinato quando la DJI ha deciso di costruire questo drone. Eh, che è un mini, è dovuta scendere a dei compromessi, dei compromessi sulla trasmissione radio, quindi ha cercato in qualche modo di ehm, inserire le quattro antenne che erano necessarie per il suo nuovo protocollo OcuSync 3 e ha cercato di inserirle all'interno di un drone così piccolo. E quindi è stata costretta a mettere delle antenne all'interno delle nostre zampette, mettendole anche molto, molto vicine a tutto il resto delle altre apparecchiature elettroniche che ci sono all'interno del drone. Non solo ha dovuto attivare il, per esempio, remote ID, quindi troppa roba c'era all'interno di un drone così piccolo. E qualcosa è successo: tanto che i primi esemplari del DJI Mini 3 effettivamente avevano delle problematiche. Cioè, tutto ciò che aveva dichiarato la DJI eh, di trasmissione, di range di trasmissione, in realtà non sempre andava come doveva andare. Eh, e pertanto con l'andare del tempo, con l'aggiornamento dei suoi firmware, ha cercato pian piano di fare alcune modifiche. Per esempio una che conoscete tutti e che ha cercato di eh, disabilitare, ha disabilitato il, la trasmissione wifi del drone e del radiocomando durante eh, il volo, questo perché, ve l'ho già detto, il wifi e la comunicazione Ocusync viaggiano sulla stessa frequenza. E poi ha cercato in qualche modo di modificare leggermente la eh, trasmissione Ocusync proprio adattandola a questo drone, ma eh, c'è ancora qualcosina che probabilmente non va su alcuni esemplari di DJI Mini 3. Oltre alle problematiche del drone, in più la DJI ha eh, sviluppato questo nuovo radiocomando che qui vedete in una versione leggermente modificata. Per chi non mi conosce sa che eh, ho cercato di eh, estrapolare le antenne al, contenute al suo interno, metterle fuori per fare appunto delle, eh, degli esperimenti, delle misure su, proprio su questo radiocomando e qui le vedete, queste sono le due antenne che sono. In realtà inserite all'interno del radiocomando stesso e quindi la DJI eh, con questo radiocomando ha cercato di renderlo, ehm, ha cercato di trovare una soluzione per rendere tutto molto più compatto al trasporto, ma purtroppo. Così come è accaduto per il drone, quando si cerca di compattare troppo succede qualcosa che probabilmente diventa inaspettato. Quando è che diventa inaspettato? Lo diventa quando le potenze in gioco sono molto molto limitate, in particolare con la trasmissione che utilizziamo noi, con le potenze radio che utilizziamo noi nella comunità europea, che sono molto più basse rispetto a quelle. Che eh, come sapete tutti si utilizzano nelle, eh, nelle Americhe. Eh, quello sto parlando appunto della trasmissione chiamata CE e della trasmissione chiamata FCC. Quindi, che cosa è successo? È successo che ha voluto inserire queste antenne all'interno del, del radiocomando. Purtroppo, però, eh, oltre a tutto questo, ci sono anche altre trasmissioni, così come c'è dell'elettronica all'interno di questo. Tant'è che con l'andare del tempo, dopo tutte le lamentele che ci sono state da parte degli utilizzatori del, eh, della comunità europea di uno scarso segnale e quindi veramente di droni che arrivati a 100-200 metri si, eh, si perdeva il segnale, ha cercato di porre rimedio disabilitando il wifi. E Quindi la trasmissione WiFi del radiocomando verso, per esempio verso gli smartphone per la condivisione di internet. E, eh, questo perché si è accorta che c'era qualche componente, non vi sto a dire eh, il componente, il front-end radio, che per qualche motivo mandava delle spurie anche sulle frequenze dedicate eh, al, all'OkuSync, cioè c'erano appunto dei disturbi tra il WiFi e l'OkuSync 3. Ehm... Um però ha cercato di porre rimedio, quindi se ora voi vi trovate nelle condizioni di avere un drone che ancora perde il segnale intorno ai 100 metri in qualsiasi condizione, quindi anche in aperta campagna, mh, senza particolari disturbi esterni, avete sicuramente un drone che ha qualche problema, quindi vi consiglierei di rimandarlo alla DJI e di farlo controllare o anche il radiocomando può avere qualche problema. Quindi in ogni caso, ormai diciamo che si è eh, cercato di ottimizzare, ha cercato di ottimizzare. Non parliamo sicuramente delle stesse distanze che si coprivano con i droni che hanno l'Ocusync 2. Questo perché? Perché l'Ocusync 2 ha una larghezza di banda molto inferiore rispetto, la metà praticamente, rispetto a quella dell'Ocusync 3. E adesso veniamo al, al bello. Come si farà in seguito per cercare di migliorare la trasmissione dei nostri droni? Si cercherà di aumentare la potenza radio così come ormai praticamente stanno facendo tutti quanti? E, eh, continuare a tenere questa larghezza di banda quindi con delle eh, immagini buone ma soprattutto con una risposta quindi con una latenza molto bassa o si cercherà di nuovo di ritornare ad una larghezza di banda inferiore con una latenza decisamente maggiore e eh, quindi ehm, però con una certezza di segnale migliore ecco in realtà non ho la risposta, forse per me io cercherei di dedicare una eh, banda di frequenza solo e solamente per i droni affinché non vi siano disturbi da parte delle comunicazioni terrestri in wifi. Questo perché? Perché effettivamente eh, con eh, l'aumento dei droni... Bisogna avere una latenza sicuramente bassissima. La latenza è quella, ehm, quel tempo che intercorre tra il momento in cui l'operatore manda il comando al drone e l'operatore lo rivede, rivede lo spostamento all'interno del display. Maggiore è questo tempo maggiore sono le possibilità che avvenga qualcosa in quel lasso di tempo. Quindi con l'aumentare degli oggetti in volo è sempre meglio avere una risposta velocissima ehm, di comunicazione. Quindi io sono sicuramente favorevole all'aumento della potenza. Eh, del nostri droni fin tanto che rimaniamo nella stessa banda delle comunicazioni terrestri, eh, quindi del wifi. Ma quando e se si dovesse decidere di dedicare una banda eh, solo e solamente ai nostri droni, allora tutto verrà di nuovo messo in discussione. Nel, nei video che vedrete adesso a seguire eh, ho voluto fare qualche esperimento che è molto vicino ad un long range, ma sono passato in particolare davanti ad un'antenna che eh, trasmette, che so trasmettere. Ehm, anche abbastanza ad alta potenza ma non solo ma che ehm, provoca dei disturbi proprio sulle frequenze utilizzate dal nostro drone e vi faccio vedere la differenza come aumentando in qualche modo la potenza del segnale questi del segnale del nostro drone questi disturbi non, non vi sono più io non ho aumentato la potenza del trasmettitore così come eh, si fa solitamente eh, mettendo la potenza FCC. Io ho aumentato la sua potenza migliorando il sistema antenna. È la stessa cosa in effetti. E si nota in, in particolare la, eh, la possibilità di andare più lontano, ma non è tanto l'andare più lontano. Parliamo di una eh, sicurezza. Molti dicono ma che sicurezza se tu ce l'hai a pochi metri? Beh, in realtà la sicurezza dipende da questo. Quando il drone perde il segnale radio, lui che cosa fa? Ehm, va in una modalità automatica di Return to Home. Vi ricordo che tutte le modalità automatiche, quindi senza la possibilità di far intervenire l'operatore, sono in realtà delle modalità che. Possono potenzialmente provocare qualche problema. Perché il drone non è comandato, lui va avanti, cioè anzi, va indietro, ritorna verso la casa in modalità automatica. E quindi qualsiasi cosa, qualsiasi oggetto dovesse passare davanti o qualsiasi ostacolo, lui è vero che ci sono i sensori antostacolo, ma non tutti i droni li hanno, lui andrà ad impattare. Quindi a mio parere è sempre sempre meglio che l'operatore abbia i comandi del drone e sappia in ogni istante dove il drone sta andando. E questo lo dico anche per coloro che sono abituati a eseguire il loro bel giretto con il drone e poi quando hanno terminato di fare le, ripre le riprese schiacciano il tasto home per farlo ritornare automaticamente e nel frattempo fanno altro, abbassano lo sguardo e il drone da solo ritorna. Anche questo è un gravissimo errore a mio parere perché il drone va sempre e comunque controllato. Quindi se io sono così... Ehm, Diciamo, sono così a favore del un bel segnale corposo e potente per il drone e proprio per questo motivo, perché a mio parere l'operatore non deve mai perdere la trasmissione radio del drone, deve sapere in ogni istante come fare a muoverlo e come fare a farlo ritornare con i comandi verso la propria, ehm, la propria postazione. In questi due video che sto mettendo a confronto, in alto vi sono le antenne originali eh, semplicemente messe fuori del radiocomando DJI-RC e in basso delle antenne molto più potenti, eh, atte a simulare più o meno la trasmissione FCC. Ci si accorge subito come. Già dai pochi metri le antenne originali hanno decisamente un segnale inferiore rispetto a quelle più performanti. Ma in particolare, proprio quando si passa davanti a delle antenne che trasmettono più o meno sulle stesse frequenze del drone, intorno ai 2 GHz e 4, delle comunicazioni aeronautiche, ci si accorge subito come il segnale viene completamente a crollare con le antenne originali quindi diciamo antenne molto meno performanti e invece con quelle più performanti si può andare avanti io ho preferito tornare indietro e non far fare il ritorno automatico al drone Insomma, è eh, così ben evidente anche la, ehm, le problematiche di rotazione del drone, della, ehm, eh, della ricezione in diverse posizioni del drone stesso, ve ne sarete accorti. Come sempre, sono stato eh, un po' lungo, ma alcune volte eh, è necessario dare delle buone spiegazioni. Eh, continuo ad augurarvi buone feste. Ciao a tutti, e al prossimo video. Ah, dimenticavo ehm, qualche pillola così, giusto, di, ehm, di come si utilizzano, di come scegliere il, pro il proprio drone. La sto dando anche su TikTok. Quindi magari se qualcuno utilizza anche TikTok può spargere la voce. Ciao ancora, ciao a tutti.